Storie italiane. La donna che ha perso il suo raviolo. C'era una volta, in un piccolo villaggio nel vecchio Giappone, una povera donna che amava fare ravioli di riso. Yuki, questi ravioli sono buonissimi. Perché non hai più clienti? Ho bisogno di un ristorante più grande per questo. Immagino che tu abbia bisogno di soldi per quello, eh? Povera cara, come ce la farai? Guarda questo raviolo. Non sembra divertente? Sì, lo è. Cosa? È divertente. Non capisco come puoi ridere mentre noi siamo così seri. Yuki era una donna molto felice. Adorava ridere e veniva facilmente solleticata da qualcosa di divertente. Un giorno, in cui il riso sembrava meno e le possibilità di ottenere buoni soldi sembravano ancora peggiori, Yuki sorrideva e canticchiava mentre preparava i suoi ravioli di riso. Caldo e rotondo, morbido e soffice, facciamo i ravioli belli e gustosi. Oh! Yuki fu molto sorpresa nel vedere uno dei suoi ravioli di riso rotolare sul pavimento e cadere in un piccolo buco. Il mio piccolo raviolo gioca a nascondino con me. Bene, ora ti prendiamo, vero? Dov'è? In quel momento, il piccolo buco sul pavimento si allargò e Yuki si ritrovò a cadere in un tunnel profondo, pieno di un milione di colori vivaci. Yuki cadde in un'altra terra. Si alzò e vide presto che si trovava in un bellissimo prato con una meravigliosa erba verde. Wow! Questo è così bello! Mi chiedo dove sono. Quando alzò gli occhi al cielo, vide nuvole di forme diverse. Quella nuvola sembra un gatto. Oh, che faccia buffa! Quello sembra un raviolo. Oh, il mio raviolo! Devo trovarlo. Dov'è andato? Yuki percorse una strada polverosa, chiamando il suo raviolo perduto. Piccolo raviolo! Piccolo raviolo! Dove sei andato? Oh, che cos'è questo? C'era una statua molto alta e dall'aspetto solenne. Oh cielo! Che occhi enormi! Sembra davvero strano. Chi stai chiamando strano, piccola donna? E in alto si levò lo spirito della statua. Tu? Pensi davvero che io sia strano? Oh, mi dispiace tanto. Non intendevo essere... cattiva. Hai davvero degli occhi adorabili. Davvero? Assolutamente. Davvero grandi e luminosi. Bellissimi. Beh, non intendo vantarmi, ma sì, lo sono. Sai, immagino anche che tu possa vedere bene. Hai mica visto un piccolo raviolo rotolare lungo questa strada? Un raviolo? Oh, sì, è rotolato e è andato giù in quella direzione. Quello è il mio raviolo, devo seguirlo. Eh? Ma è solo un raviolo, puoi sempre farne di più? No, non posso. Ho bisogno di quel piccolo raviolo gioioso per il mio ristorante. Bene, arrivederci. È meglio che vada dietro al mio raviolino birichino. E così corse via, dietro al suo raviolo perduto. Mentre scendeva di più, arrivò ad un'altra statua. Dove è finito il mio raviolo? Forse ha visto dove è andato. Ciao! Ciao? Ciao? Chi sei tu?
Il mio nome è Yuki e sto cercando il mio raviolo perduto. Quel raviolo era tuo? Oh, aveva un odore così buono che ho rotolato io stessa dietro di lui. L'hai visto? L'hai visto davvero? Dov'è andato? In quella direzione. Ha saltato e rotolato lungo la strada. Oh, questo significa che devo correre di più. Va bene. Grazie mille. In quel momento videro arrivare un enorme mostro. Era blu dalla testa ai piedi e ringhiava come un gorilla. Ma aveva un naso divertente che si contraeva molto spesso. E questo fu ciò che Yuki notò. Oh, guarda, Eoni! Il suo naso è così sciocco! Non dirglielo, non gli piace. Perché non ti nascondi dietro di me? Così gli facciamo una sorpresa. Yuki si nascose attentamente dietro la statua e si assicurò che Eoni non potesse vederla. Ciao, signora. Vedo che sei fuori oggi. È una giornata così bella. Pensavo solo di stiracchiarmi un po'. Beh, vado a fare una passeggiata. Ah, una brezza così meravigliosa. E mentre annusava l'aria, il suo naso cominciò a contrarsi. Yuki, che stava sbirciando, vide questo e iniziò a ridacchiare in modo incontrollabile. Naso di cucciolo! È troppo divertente! Chi è quello? E perché sento l'odore di... umano? Sorpresa! È un essere umano? Cosa stai facendo? Voglio dire, sembri un cane che fiuta il suo osso. Odora di ravioli, proprio come quello che ho appena visto e mangiato. L'hai mangiato? Perché non me l'hai offerto? Guarda la quantità di cibo che le persone ti offrono. Guardalo e basta. Non lo mangi neanche. Ma quel raviolo aveva un profumo delizioso. Lo era assolutamente. Grazie, l'ho fatto io. L'hai fatto tu? Beh, quel raviolo era super gustoso. Devi farne alcuni per noi. Questo posto non è altro che involtini di cavolo crudo e pesce. Non suona bene. Questo perché non lo è. Allora ne farò per voi. Dov'è che posso cucinare? Vieni a casa mia. E perché non vengono anche gli altri? Facciamo una festa stasera. Oh, una festa, sì! Così Eoni la portò attraverso un fiume, fino a casa sua e in cucina. Wow, questo posto è enorme! Giusto per un Eoni come me. Quindi, hai bisogno di riso, giusto? Questo sacco contiene riso, ma non è il tipo normale che trovi nel mondo umano. Cosa può esserci di speciale nel riso? Beh, per prima cosa è dorato. E in secondo luogo, devi solo mettere un singolo chicco nella pentola e si moltiplicherà durante la cottura. Quindi, in realtà non devo cucinare? No, è così facile. Bene, qualsiasi cosa di cui avessi bisogno è in questa cucina. Devo andare a chiamare le altre persone adesso. Buona cucina! Eoni se ne andò e Yuki iniziò subito a cucinare. Bene, facciamo i ravioli. Questo posto è bellissimo e è divertente parlare con i guardiani. Mi sa che mi piace questo posto. E come aveva detto Eoni, quando prese un singolo chicco di riso e iniziò a mescolarlo nella pentola, si moltiplicò presto e la pentola fu piena di riso caldo fumante. Questo è fantastico! Preparare i ravioli sarà facilissimo per me! Yuki presto uscì con tutti i ravioli. Tutti si erano radunati lì per annusarli con gioia. Hanno un profumo delizioso. Dammene uno, dammene uno!
Yuki parlò e rise con tutti e si divertì moltissimo. D'altro canto, a tutti piacevano davvero i ravioli che aveva preparato. Questi sono i più fantastici che abbia mai mangiato. Delizioso! Sono felice che ti piacciono! Ma mentre la giornata stava per finire, Yuki voleva tornare a casa. Si chiese del suo ristorante. Loni la vide preoccupata. Cosa c'è che non va, Yuki? Hai fame? Non hai avuto nessun raviolo da mangiare? Oh no! Ho mangiato così tanto che la mia pancia sta per scoppiare! No, credo solo che sia ora di tornare a casa. Casa? Ma poi chi cucinerà per noi? Cosa le stai chiedendo, buffone sconsiderato? Deve andare a casa? Ma adoro questi ravioli! Che ne dite se lei ci insegna a preparare queste prelibatezze? Yuki, ti dispiacerebbe stare con noi un altro giorno? Oh, niente affatto! Mi piacerebbe insegnarvi! Proviamo a fare i ravioli proprio ora? Possiamo farli domani? Sono un po' troppo pieno per muovermi. Il giorno successivo, Yuki insegnò a tutti come preparare i ravioli. Guarda il mio, è incredibile! Il mio sembra davvero cattivo. Mi chiedo se ha un buon sapore. Eh? Sì, ha un buon sapore! Presto giunse il momento per Yuki di andare. Tutti i suoi nuovi amici la salutarono. Qui, Yuki, prendi questo sacco di riso per te. Spero che ti ricordi di noi. Sì! Riso dorato per una vita dorata! Non dimenticherò mai nessuno di voi! Arrivederci a tutti! Entrò nella barca e mise la borsa al sicuro. Iniziò a remare, cantando felicemente fra sé. Attraverso i prati e giù per le colline, è qui che ho vagato, ora remo fino in fondo. Torno a casa dai miei ravioli. Yuki raggiunse presto la riva del fiume. Sì, ho fatto metà strada. Corse veloce, su per la strada polverosa e presto arrivò al prato. Ora, cosa devo fare? Nessun indizio su come tornare. Beh, dato che sono qui, potrei anche mangiare un delizioso raviolo. Oh! No, non di nuovo! Ma proprio in quel momento si aprì un buco nel mezzo del terreno e Yuki fu risucchiata. Wow! Sono tornata nel tunnel dell'arcobaleno! Oh! Finalmente era tornata a casa. Ah! Casa, dolce casa! Ora... facciamo i ravioli! Iniziò a cucinare molti gustosi ravioli dall'enorme sacco di riso. Presto iniziò a venderne molti e i suoi clienti aumentarono lentamente. Yuki divenne presto una donna molto ricca. Yuki, questo posto è bellissimo! Ma vendi i ravioli dall'aspetto molto strano, lo sai? In realtà questo sembra un po' buffo. Che cos'è? Sembra un oni? Boo! Oh! Yuki era sempre la stessa di prima. Beh, forse un po' più felice.